Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. L'assessora all'immigrazione Monica Cerutti ha svolto una comunicazione in Consiglio regionale sull'accoglienza degli immigrati in Piemonte, su cui si è aperto un ampio dibattito con le conclusioni del presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Dobbiamo fare appello a quei 900 comuni piemontesi che non hanno ancora accolto migranti. Respingiamo l'idea del raddoppio dei CIE perché crediamo che quella storia sia una storia che ha portato dei fallimenti e sul tema dell'identificazione crediamo che possa essere fatta nelle carceri italiane. Il tema delle espulsioni è invece legato a degli accordi internazionali. Alessandro Benvenuto, Lega Nord. In Piemonte vogliamo capire se quello che la Lega dice da molto tempo è cambiato qualcosa, nel senso noi siamo per rimpatri, controlli e che ci sia una maggiore sicurezza. Ci auguriamo che l'assessore Cerutti, quelle che sono le istanze della Lega, le possa portare all'attenzione del Consiglio regionale perché siamo assolutamente contrari a questo arrivo indiscriminato dei profughi in Piemonte. L'Assemblea legislativa ha poi approvato diversi atti di indirizzo sui nuovi livelli essenziali di assistenza erogati nel 2016 per riservare percorsi sanitari alle persone con disabilità a sostegno dei lavoratori della PMT di Pinerolo, sull'edilizia sanitaria e sulla riqualificazione energetica degli ospedali. È stato presentato il monitoraggio sull'applicazione della parità di genere nei comuni realizzato da AECRE su 240 enti con più di 3.000 abitanti. Di questi l'87% non ha ancora aggiornato i propri statuti. L'80% delle giunte comunali invece garantisce la rappresentanza di genere. Mauro Laus è presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Emerge che le donne, quindi il genere femminile, è rappresentato, però sono tanti ancora i comuni che devono adeguare ancora il loro statuto. Qui entra un ruolo importante e decisivo del difensore civico che ha il compito di stimolare i sindaci affinché possano modificare gli statuti. Quattro incontri a Palazzo Lascaris tra le forze dell'ordine e gli studenti piemontesi sul tema del gioco e dell'indebitamento. Al progetto, organizzato dall'Osservatorio regionale contro l'usura, partecipano 42 istituti superiori del Piemonte. Marco Martino, dirigente squadra mobile di Torino. Per noi è importante contribuire con la regione a formare i ragazzi piuttosto che compiere le ordinarie attività delle forze di polizia che sono soltanto l'aspetto repressivo. Quindi repressione e prevenzione della Polizia di Stato si coniugano perfettamente anche con la formazione per i più giovani. Fa tappa in Consiglio regionale MC Mafia, la prima mostra su mafia, camorra e 'ndrangheta nella storia del fumetto. In esposizione tavole sui protagonisti dell'antimafia, da Impastato a Borsellino, da Falcone a Siani, con una sezione dedicata a Mauro Rostagno. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.